Buongiorno, oggi voglio parlare di un aspetto abbastanza importante quando siamo intorno ai cavalli, che è quello della sicurezza. Molti non ci dedicano tempo a sufficienza e soprattutto non hanno strategie da usare quando sono intorno ai cavalli e poi alla fine si ritrovano con dei problemi, perché se va bene insegnano al cavallo delle abitudini sbagliate e se va male magari si trovano con qualche morso oppure qualche livido. E quindi vi voglio dare un paio di strategie fondamentali, poi ce ne sono anche, come al solito, ce ne sono anche molte altre che vi possono servire in determinate circostanze. Allora, la prima cosa che dovete imparare ad avere quando siete intorno ai cavalli è una visione più laterale possibile, ok? Quindi imparate a incrementare la vostra visione laterale, cioè a rendervi conto di quello che vi succede, non necessariamente girando tutto il vostro corpo, la vostra testa, i vostri occhi. E questo è importantissimo, perché quando siete intorno a cavalli e i cavalli magari sono dietro di voi, di fronte a voi, quindi dovete imparare a usare anche gli altri vostri sensi, in particolar modo l'udito. L'altra cosa che dovete imparare ad avere con i cavalli è, diciamo, sono due strategie di approccio quando il cavallo entra nel vostro spazio. Perché è così importante difendere il nostro spazio? Perché per i cavalli è importantissimo il loro spazio vitale, cioè quella sorta di bolla che hanno intorno non deve essere invasa dagli altri cavalli o dagli altri esseri, se non quando loro lo permettano. E la stessa cosa loro si aspettano che anche noi la facciamo. Quindi far entrare il nostro cavallo senza avergli dato il permesso nella nostra bolla, la nostra bolla vitale, chiamiamola così, è più o meno grande quanto il nostro braccio, intorno a noi. Quando il cavallo lo lasciamo entrare nella nostra bolla vitale senza dirgli nulla, quindi è proprio un lasciare entrare, questo ci sottrae punti. Cioè, cosa vuol dire sottrae punti? Vuol dire che in quel momento il cavallo pensa di poter fare come se fosse a casa sua, cioè quindi noi non ci stiamo comportando ai suoi occhi da leader, ma ci stiamo comportando come un gregario che sta zitto e buono al momento che un altro cavallo entra nel suo spazio. Invece noi vogliamo sempre, anche se in maniera minima, perché non vogliamo diventare il boss del nostro cavallo, vogliamo diventare il leader del nostro cavallo, però dobbiamo avere una leadership, anche 51-49, ma deve essere una leadership la nostra. Ne va della nostra sicurezza e molto spesso anche della sicurezza del nostro cavallo, perché non dimentichiamoci che il nostro cavallo vive nel nostro mondo e quindi spesso viene a contatto con cose e situazioni che non è abituato a gestire, che quindi noi dobbiamo gestire al suo posto o aiutarlo a imparare a gestirle. Quindi come faccio io a fare in modo che il cavallo rispetti il mio spazio? Prima di tutto devo imparare a evitare che lui entri nel mio spazio se non glielo permetto io, perché c'è una grandissima differenza tra permettere e lasciare. Se io permetto al mio cavallo di entrare, cioè gli do il mio consenso, per lui è un regalo che gli faccio, ma se io invece lo lascio entrare è qualcosa che lui poi dopo pretenderà anche in seguito. Quando ho un cavallo molto vicino a me userò delle strategie dirette, mentre quando ho un cavallo lontano da me, che magari però vuole caricarmi, ad esempio entro in un branco dove c'è la fattrice con il puledro e lei tenta di caricarmi per difesa del suo puledro, o un cavallo particolarmente dominante, come a volte può capitare, uno stallone eccetera, in quei contesti lì che sono a distanza del cavallo invece uso delle strategie ritmiche, ok? Quindi dirette se è molto vicino, ritmiche se è lontano. Cosa significa dirette? Ora ve lo faccio vedere con un paio di simulazioni che farò con una nostra amica che ci darà una mano in questo. Prima però voglio spiegarvi un attimo cosa si intende per essere fermi ma con gentilezza. Uno degli aspetti difficili da gestire per noi esseri umani è quello della rabbia. Molto spesso noi ci facciamo prendere dalla rabbia e quindi quando agiamo, quando facciamo qualcosa nei confronti del cavallo, lo facciamo guardandolo negli occhi, spesso a volte digrignando i denti e con cattiveria, ok? Ma non magari perché siamo cattivi, ma perché in quel momento lì ci sentiamo minacciati, la nostra reazione è quella, ok? Allora, com'è che io faccio a evitare di diventare aggressivo in quei momenti lì?
La prima cosa è evitare di guardare nell'occhio il cavallo, perché quello è un'azione di sfida, soprattutto con alcuni cavalli molto dominanti, incrementa ancora di più il livello di adrenalina che c'è in gioco. Il secondo invece è quello di fare per tre volte la stessa azione, perché è difficile fare per tre volte la stessa azione rimanendo arrabbiati o rimanendo comunque con la stessa aggressività. Quello ci aiuta molto, eh? Quindi adesso vediamo un paio di strategie, prima da vicino e poi da lontano, come possiamo fare, eh? Ci darà una mano la nostra amica Veronica, che è anche la proprietaria del cavallo che avete visto negli ultimi video, Byron, eh? Allora, Veronica, te devi mettere le mani così, come se tu fossi la testa del cavallo, e provare a vedere, ad esempio, se hai un cavallo che vuole entrare nel mio spazio e vuole mordermi, come un po' fa il tuo cavallo Byron, ok? E io sono girato da un'altra parte, ok? Quindi entri nel mio spazio e provi a mordermi il ginocchio, il gomito, scusa. Ok, questo è la cosa che non dovete fare in un contesto del genere, fallo pure, Veronica, è quella di spostarvi, perché questo incrementa il suo gioco, eh? Qualcosa che si sposta, allora lo faccia ancora. L'altra cosa che invece potete fare è questa. Quindi io non guardo il cavallo, faccio altro, ma nello stesso tempo, oggi è una bellissima giornata, voglio sgranchirmi un pochino. Quindi non è qualcosa che riguarda il cavallo, ma è qualcosa che il cavallo dice, non è comodo entrare là dentro perché succede qualcosa, quindi lui si dà la colpa a se stesso di ciò che è accaduto, e non è la stessa cosa se io facessi riprova. Non è esattamente la stessa cosa, il cavallo la percepisce, questo lo percepisce come aggressione, l'altro come scomodità, quindi è molto più efficace dal suo punto di vista. Per noi no, noi siamo predatori, ragioniamo in un'altra maniera, ma per il cavallo è molto, ma molto più efficace questo. Se mi entra nello spazio molto vicino posso fare tante cose, posso girarmi e fare questo con i piedi, posso fare il pollo che starnazza, ok? Che è un po' ridicolo a vedersi fare, però è molto efficace e tiene lontano il cavallo dal nostro spazio senza essere aggressivo. Okay? Questa è la prima strategia che vi voglio offrire oggi. La seconda strategia invece è il cavallo più da lontano, ad esempio un cavallo un po' dominante, oppure come si diceva prima, una fattrice che c'ha il puledro, entrate nel paddock e lei tenta di mandarvi via. Okay? In questo caso la cosa che dovete fare è molto lontano il cavallo, quindi magari avete anche il tempo, è quello di fare azioni ritmiche. Ok? E il consiglio che vi do io, soprattutto se non avete molta determinazione e sicurezza di voi, è di usare qualche strumento che vi aiuta moltissimo in questo. Ad esempio, potete, scusate le spalle, ma mi devo spostare. Potete usare, ad esempio, delle corde o lo stick. Lo stick, questo molti pensano che sia una frusta, che sia. Questo non è altro che il prolungamento del nostro braccio. Okay? E chi fa parelli è uno strumento importantissimo, perché ci permette di comunicare con il cavallo in una maniera a lui più comprensibile, perché ci fa diventare un corpo lungo come lui invece di essere un corpo alto come invece siamo noi. Loro hanno il corpo lungo e sono abituati a comunicare con il loro corpo, noi abbiamo un corpo alto e ci resta un po' più difficile comunicare come fanno loro, no? Loro possono stare fermi con il naso a toccare il posteriore dell'altro cavallo. Con lo stick possiamo fare lo stesso, ma lo stick ci dà la possibilità di aumentare un po' anche il nostro spazio, ok? Quindi se io ho un cavallo che vuole correre ad esempio verso di me, vieni, posso semplicemente fare un po' questo. Oggi mi diverto a prendere le farfalle con il mio stick e quindi è tutto più semplice, il cavallo decide probabilmente di non avvicinarsi. L'altra cosa che posso fare è anche quella di bloccarlo un po', ad esempio così, vieni, ok? Però la mia deve essere un'azione decisa, è certo che io non devo fare, perché questo è esattamente l'opposto, capite? L'altra cosa che posso fare, ad esempio, è se ho la corda, è questa, prova a venire Veronica, perché qua ci sono le palle del ventilatore.
se ci mette il naso nelle pale, succede che il cavallo dice: oh cavolo, sente male, qui, e io non ho fatto nulla verso di lui, non ho fatto questo lo posso fare, ma magari è un pochino più diretto, un po' troppo diretto, Invece usare delle tecniche che sono meno invasive ma altrettanto efficaci vi dà la possibilità di mantenere il rapporto con il vostro cavallo alto pur essendo più leader nei suoi confronti. Spero che queste strategie vi diano un pochino un aiuto in più, vi facciano sentire un pochino più in sicurezza con il vostro cavallo, e se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete il mi piace. Grazie mille.